Una che chiude i battenti, l'altra che si presenta ufficialmente alla città. I due volti calcistici di Trani si chiamano Fortis e USC. Non è andato a segno il tentativo di scrivere in extremis la squadra alla prossima eccellenza per la Fortis, che non parteciperà dunque ad alcun campionato agonistico. Via libera all'USC allora, il sodalizio del presidente Maurizio Povia, che ha ereditato il titolo sportivo dal Terlizzi. Avrà il ruolo di portabandiera del calcio tranese. Innanzitutto è un onore, l'onore magari fa alleggerire gli oneri, perché comunque sì, è una situazione, è un qualcosa di impegnativo, però in questo momento siamo comunque spinti dall'euforia, dalla motivazione della nuova esperienza, con la voglia di far bene, quindi vada per gli onori, gli oneri li reggiamo per ora. Terlizzi sulla carta, USC Trani a tutti gli effetti. Ci sono tutti gli ingredienti per far bene. Dirigenza nuova e motivata, allenatore esperto della categoria come Massimo Pizzulli. Ora siamo diventati anche la prima squadra di Trani. Dispiace per la Fortis. Cercheremo in tutti i modi di riportare entusiasmo in città. Soprattutto cercheremo noi, dal punto di vista tecnico, di dimostrare la nostra serietà. E i dirigenti faranno altrettanto dal punto di vista amministrativo e gestionale di questa società. I tifosi non solo del Trani ma di tutte le squadre si conquistano anche e soprattutto con i risultati. Nel giorno della presentazione ufficiale però la risposta della città è stata subito considerevole. Questo fa piacere, il fatto di vedere comunque l'interesse di tanti tifosi. È una responsabilità sì, che abbiamo deciso di assumerci e col massimo impegno. Tifando per il Trani come tiferanno loro. Il nuovo Trani ha cominciato lunedì scorso la preparazione al comunale e avrà i seguenti obiettivi da raggiungere. Il Trani cercherà di farsi sentire indubbiamente, noi dobbiamo fare il nostro buon campionato, i nostri dirigenti sono al primo anno, non vogliono bruciarsi come si suol dire, quindi dobbiamo cercare di portare entusiasmo e magari ci auguriamo di essere una sorpresa. L'USC Trani e il suo allenatore proveranno a stupire, ma per Pizzulli è un'altra la squadra da battere. Ci sono squadre insomma, come l'Andria, che penso in base al budget, in base ai nomi che sta prendendo, può fare campionato a sé. E ci sono Casarano, Francavilla Fontana, Copertino, Gallipoli, che secondo me sono le squadre un attimino più blasonate a livello di uomini, a livello di esperienza in questa categoria.